campionato italiano di Trailo con i nostri tamburellisti di Otranto. Ci prepariamo quindi a scoprire chi sono gli uomini più precisi dell'orienteering nazionale. Il contesto è quello meraviglioso, come sempre, di Masseria Provenzani, che anche gli altri anni ha già ospitato la MTBO e la CO. Quindi andiamo subito a scoprire cosa ci rivelerà questa giornata. Fulvio Lenarduzzi è il tracciatore di questo campionato italiano di trail orienteering ed è lui che ci introduce in questa manifestazione. Benissimo, e oggi si svolge il quinto campionato italiano di trail O, specialità pre-O. Si svolge in due giornate di gare, la prima qui a Masseria Provenzani e la seconda siamo a Porto Selvaggio sulla costa ionica della Puglia. Ecco, questa è una mappa, la mappa che oggi useranno i concorrenti, è una carta per la corsa d'orientamento realizzata nel 2011, sono venuti dei 3 cartografi russi a cartografarla. La carta di gara è una carta, come vedete, georeferenziata. Praticamente le coordinate geografiche, questi crocini rossi, permettono, è il principio del funzionamento del GPS, quindi questa carta sappiamo sempre con il GPS dove siamo. Analizziamo insieme questo punto di gara con due atlete neofite che ci spiegano il punto di osservazione. Allora, qui abbiamo il numero 11 sulla mappa che deve comparire sulle tavolette. Allora, sulla mappa ti dice che sono dalla lettera A alla lettera C, quindi sono 3 lanterne. Poi ti dice che è un oggetto particolare idrico. Allora devi vedere che sono A, B e C. Allora tu devi trovare il punto idrico, che è praticamente A, B e C e la C, perché c'è un piccolo oggetto idrico. Dopo due neofite invece proviamo a capire il ragionamento dell'atleta esperto su questo punto 11. Allora, Sergio Grifoni, qual è la soluzione a questo punto? Per me è quello in mezzo. Io, a dire la verità, non sono espertissimo di trail orientamento, che è una specialità molto, molto bella, una disciplina molto bella, ma richiede tantissima attenzione e anche una lettura della carta molto accurata. Bene, mentre aspettiamo che la giuria ufficializzi la classifica odierna, noi ci distraiamo con quelle che sono le eccellenze del territorio. Al termine della prima giornata di gare, davanti a tutti c'è Renato Bettin. Beh sì, sono molto soddisfatto della prestazione di oggi. In particolare sono soddisfatto dei punti a tempo, perché solitamente sono il mio tallone d'Achille e oggi ho prevalso per poco, soprattutto grazie alla velocità. Si è conclusa così questa prima emozionante giornata di campionato italiano Trailo. I concorrenti si sono sfidati dando il meglio di sé, unica incognita veramente penalizzante oggi, questo grande caldo.